Il fascismo si parla oggi moltissimo nel dibattito pubblico e anche per questo sul tema continuano a fiorire indagini storiografiche. Ma in che modi il fascismo ha cambiato l'Italia? Qual è stata l'eredità lasciata dalle dittature italiana e tedesca alle società democratiche del dopoguerra? E ancora, fino a che punto è possibile utilizzare l'etichetta di fascismo per identificare fenomeni politici dei nostri tempi, come i movimenti e i partiti della destra cosiddetta sovranista e populista? Per rispondere a queste domande, nel prossimo appuntamento dei giovedì del Parri incontreremo Giulia Albanese, curatrice del volume Il fascismo italiano, storia e interpretazioni, e Andrea Di Michele e Filippo Focardi, curatore del volume Rethinking Fascism, The Italian and German Dictatorships. A dialogare con gli autori sarà Lutz Klinkhammer, vice direttore dell'Istituto Storico Germanico di Roma. A coordinare l'evento sarà Paolo Pezzino, presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. L'appuntamento è giovedì 3 novembre alle ore 18, in diretta sulla pagina Facebook dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri.